Nella sua destra c'è tutto il potere. Le metto, guarda le metto. Però al Signore per sempre. Nella sua destra c'è tutto il potere. Lì, gettò in fondo al mare, i persecutori, cavalieri e cavalli, gettò in fondo al mare, i carri del faraò. Mio padre è Dio e lo loderò. Mio padre è Dio e Dio lo lodo. Mio padre è Dio e lo loderò. Mio padre è Dio e lo loderò. Amen. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Amen. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Accomodatevi. Vi ho mandato un'email. Avete visto? Come riparare il cablo VGA. Come se ripara, se velda un cableto VGA spagnolo. Che i cari fratelli sono in difficoltà e io trovo le soluzioni. Se ripara, se può riparare, se potete. Gloria a Gesù Cristo. Carmelino, vieni avanti. E in questi giorni stiamo leggendo dalla Genesi. Io sto leggendo, ho detto stamattina, anno nuovo inizio la Bibbia da capo. No, non è che è fatta apposta. E lo Spirito Santo mi sta portando a leggere questi passi che sono fondamentali per noi. Si può chiudere.
Capitolo 3 di Genesi. Tutto quello che è scritto, tutto quello che è scritto nella Bibbia è figure d'ombra del nuovo. Tutto quello che è nel vecchio patto, tutte, noi leggiamo, diciamo, ma a che servono capire, vedere tutti questi fatti, che ci interessa a noi? Corinzi è scritto che tutto quello che è scritto è figure d'ombra del nuovo, cioè noi lo viviamo nello spirito, viviamo queste lotte, viviamo queste prove proprio nello spirito. Avvengono, io stamattina raccontavo la mia conversione, io ho avuto la mia anch'io sono stato fulminato sulla via di Damasco. Stavo andando a Damasco e il Signore mi ha fatto cadere da cavallo. Ognuno di noi ha avuto il suo incontro con Gesù. Paolo l'ebbe in maniera violenta. Ma io credo che in qualche maniera l'incontro con Gesù è stato un incontro inusuale, particolare, e possiamo dire a ognuno di noi che ognuno di noi ha avuto il suo, ha incontrato Gesù sulla via di Damasco. Io ho avuto la mia. E da quel giorno la mia vita è cambiata, tutto è cambiato, il mio pensiero, la mia visione, tutto quello che prima pensavo ed era fondato su altro, sono cambiate le fondamenta. È come se in una casa già costruita qualcuno è intervenuto e ha fortificato le fondamenta. E quindi le fondamenta sono sulla roccia, salde, sulla verità. Gesù Cristo è la verità. E io ricordo quei momenti come momenti di grande, perché ho iniziato a vedere tutte le cose sotto un altro aspetto, sotto un'altra luce, sotto la luce, proprio sotto la luce. Prima era ottenebrato. Lode Gesù Cristo. Io credo che ognuno di noi può dire, quando io parlo di me, pensa al tuo incontro con Gesù, il tuo incontro, la tua via di Damasco, qual è stata? Il giorno che hai incontrato il Signore. Io sono caduto da cavallo, ero su un cavallo. Gloria a Gesù Cristo, che proseguiva nella mia via, in una via che indirizzata. Paolo andava a perseguitare i cristiani a Damasco, lui andava, cioè la sua missione era una missione terribile. Se il Signore ha salvato lui e lo ha chiamato a un ministero potente, guarda tu come se non può fare di noi di più di Paolo, se tu lo volessi, se tu lo volessi, magari. Gloria a Gesù Cristo. Dipende da noi, dipende tutto da noi. Non è scritto, alcuni che ci sono le diffusioni. Ecco perché Gesù è venuto per dire io sono la verità, andate a predicare la verità. Si diffondono nel mondo tante dottrine, tra cui quella della predestinazione. Tu sei predestinato. Certamente il Signore che conosce, che è l'Alfa e l'Omega, conosce tutto. Ma Egli ci ha chiamato a tutti alla salvezza. Egli ha dato il nostro destino nelle nostre mani.
Tu sai che il tuo destino è nelle tue mani, non è nelle mani né di tua moglie, di tuo marito, dei tuoi figli, di tuo nonno, del pastore. È nelle tue mani, il nostro destino è nelle nostre mani. Ognuno di noi è padrone di scegliere questa sera. Questa sera tu puoi scegliere. Sai perché sei padrone di scegliere? Perché regna la parola, e la parola ti libera, ci libera e ci rende liberi per poter scegliere il nostro destino. Questa sera, davanti a Gesù, Gesù Cristo è in mezzo a noi, Egli è qua. Egli è venuto per liberarci. La sua parola ci rende liberi. Questa sera, ascoltando la predicazione della parola, ci rende liberi. La predicazione ci rende liberi. Noi possiamo scegliere, perché la parola dice che è come una spada a doppia taglia che divide lo spirito dall'anima. Quindi l'anima può scegliere. Tu sei padrone di scegliere. Tu ora puoi scegliere e dire: Signore Gesù, io scelgo te. Io scelgo te. Voglio fare la tua volontà. Se tu lo dici, ci credi, lo confessi, se col cuore ci credi e con la bocca lo confessi, ti viene messo in conto di giustizia, quel conto di giustizia. Se tu ci credi questa sera, se col cuore ci credi, guarda, dipende da te. Non dipende chissà da chi. Non è che devi ascoltare la parola chissà da quale grande predicatore, chissà da quale fonte. Dice: aspetta, devo andare sul Machu Picchu. Se non vado là, quindi, siccome le probabilità nella vita che qualcuno di noi vada lì, dei presenti, è molto cospicuo. Quindi significa che la salvezza è ridotta proprio. Tu questa sera puoi scegliere. Puoi scegliere la via. Puoi scegliere quello di essere domani. Tu puoi scegliere. Tu vuoi sapere quello che sei domani? Dipende dalla scelta che fai oggi. Domani tu sarai il frutto di oggi, delle tue scelte. Questa sera l'invito è di scegliere Gesù Cristo. Scegli il Signore. Fai questa scelta dentro di te. Dio Signore, io scelgo te. Ora e per sempre. Ora e per sempre. Nel nome di Gesù Cristo. Se tu lo dici, questo è un culto dedicato a Gesù Cristo. Dice: cosa stanno facendo là? Noi adoriamo il Signore Gesù Cristo, il Re dei Re, colui che ci ha salvati, ci ha liberati e che ci dà la vita. E vogliamo crescere nelle sue vie, vogliamo ricevere da Lui la parola, l'energia, l'unzione, la potenza che ci alimenta in questa terra. Perché senza la sua forza, senza il suo spirito, siamo uomini in mezzo agli uomini. Con le nostre forze, opereremo con le nostre forze, con la nostra sapienza, che hanno un limite, si esauriscono. L'uomo ha un limite, si esaurisce. Quando finisce l'energia sua, poi inizia il rosso che lampeggia. Stress, super stress, depress, oppress,
di tutto. Perché? Perché l'uomo ha il suo limite. E quindi noi, operando con la fede, non sul Signore, sulla sua parola, ma su altro, sul nostro discernimento, sulla nostra carne, sulla nostra forza, tu, per quanto puoi, ma sei limitato. Capitolo 17 di Geremia dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo. E dicevo questa mattina che non è vero che la scrittura dice subito maledetto l'uomo, ma questo non significa che il Signore ci maledice, non è una maledizione che ci viene da Dio, significa che l'uomo riceve un frutto per la sua scelta. Perché il cuore dell'uomo, poi spiega più in avanti questo capitolo, perché nella scrittura c'è tutta la sapienza di Dio. Tu puoi trovare tutto, ma un ministero sai cosa trova? La sapienza di Dio, la vita di Dio, il rapporto con Dio. Io quando leggo la scrittura è usata da tanti spiriti, dice non è la lettera che edifica, è lo spirito che edifica. Ma la scrittura, io ci trovo tutta la sapienza di Dio, tutto il rapporto con Dio, io trovo quelle cose che cerco nel rapporto con Dio. E dice che l'uomo è maledetto non perché ti maledice il Signore, perché il frutto di quella scelta di avere fede nell'uomo è un frutto non buono, perché il cuore dell'uomo, dice, è insanabilmente, cioè il cuore dell'uomo, il più buono. Tu pensa a un uomo buono, ma lo spirito dell'uomo è insanabilmente maligno. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Io sai cosa dico ai miei figli? Loro devono credere nel mandato. Non devono credere me come uomo, come mandato. I figli, lo dico a loro perché è più difficile per loro. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Io confido nella persona di Gesù Cristo. Se tu confidi in Lui, dice, sarai benedetto, poi dice, e sarai come un tamerice, cioè un albero che è ben radicato, che porta frutto. Chi confida nel Signore è come un albero piantato vicino a un fiume. Gli alberi piantati vicino ai fiumi sono forti, sono rigogliosi, sono pieni di energia. E chi è quella energia che ci fortifica? È il Signore, lo Spirito Santo, che è in mezzo a noi. È la Sua parola che regna dentro di noi, ci fortifica, ci fa vivere. La parola di Dio ci fa vivere col soprannaturale, il soprannaturale di Dio. Cioè il cristiano, per grazia, ha ricevuto il dono. Dio è venuto per portare i doni. Il dono dal cielo, il dono di Dio agli uomini, al mondo è Gesù Cristo. È un dono. Fanno bene il Natale, a me piace il Natale. Sai, io quando sentivo coloro dicevano oh, è una festa pagana, stiamo scherzando, una festa pagana. Il mondo ricorda Gesù Cristo, noi dobbiamo approfittare per parlare di Gesù. Non è una festa pagana, è una festa cristiana. È buono che il mondo ricorda la nascita di Gesù. Dovrebbe capire qual è la verità, la vera nascita è quella del cuore. Quando Gesù nasce nel nostro cuore, dovremmo ricordarlo continuamente. Lode Gesù Cristo.
ed egli ha dato un dono alla Chiesa. Gesù ha dato un dono a tutto il mondo e suo figlio. Alla Chiesa ha dato il dono dello Spirito Santo, è un dono meraviglioso che glielo dà a tutti coloro che credono in lui, che accettano prima il figlio, che hanno ricevuto il dono del figlio. Per esempio, tu questa sera, se vuoi ricevere, Gesù è venuto per dare se stesso a te. Il Padre ha mandato il Figlio, è un dono, ricevilo. Se tu lo ricevi ora, in questo momento, e dici: io accetto Gesù Cristo nel mio cuore. Ah. Se tu accetti questo dono, è il dono iniziale. Il Signore poi è venuto a dare di più. Egli poi alla Chiesa, significa, la Chiesa sono coloro che hanno ricevuto il dono del Figlio, hanno creduto nel Figlio, ha dato un dono speciale, lo Spirito suo, lo Spirito Santo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Questo è il dono alla Chiesa. E questo dono dello Spirito suo, serve affinché noi viviamo su questa terra il soprannaturale di Dio, perché la Chiesa è un elemento soprannaturale, è quell'elemento del cielo sulla terra, altrimenti saremmo un'associazione come tante altre, fatta di persone che hanno un intendimento, una visione, un pensiero. Noi ce l'abbiamo, è in Gesù Cristo. Ma vogliamo il soprannaturale di Dio. Noi siamo Chiesa. Essere Chiesa significa credere in Gesù, ricevere da Lui, amare il fratello. Questa è la Chiesa, l'elemento della Chiesa è quell'elemento soprannaturale di Dio. E le persone, quando si avvicinano a noi, vedono. Quando tu sei Chiesa, le persone da fuori, c'è uno che va a bere in una fonte, sente, capisce se l'acqua è buona. Quando tu vai a provare e ci sono tante fonti, tu comprendi se quell'acqua è buona e leggera, ti fa bene o ti fa male, sì o no? Uno lo comprende, c'ha gli elementi nel proprio corpo. E noi, ognuno di noi, l'anima sua, quando sente la parola di Dio, quando l'ascolta, la parola sazia l'anima, vivifica l'anima. Tutte quelle parti che erano rattrappite, depresse, oppresse, che vivevano uno stato di premorte, si vivifica. Tu ricevi la vita dentro. Tu senti che qualcosa sta succedendo e quello che stava per morire, per scomparire, viene vivificato. Dice: ma che cos'è? È la parola di Dio che, quando viene creduta, produce vita dentro di te. Questa vita poi si trasmette dallo spirito all'anima, poi al corpo. Lode Gesù Cristo. Guardate, fratelli, è una verità, non è, è verità quello che io sto predicando questa sera, credeteci. Dio ci sta chiamando a crescere di livello, a entrare nel livello della fede, del soprannaturale, di credere in Gesù Cristo, che è venuto per salvare, per guarire, per liberare. E noi, se ci crediamo, entriamo in queste promesse. Non ci entriamo perché non ci crediamo, non possiamo ricevere perché la nostra fede è minima. Egli ci sta chiamando a crescere di fede. Ma come possiamo crescere di fede? Dice: di livello in livello. Devi fare l'azione di fede. Noi cresciamo di fede se riceviamo la parola, che l'alimento che ci alimenta la fede è la parola di Dio. Attraverso la parola tu ricevi fede. Tu vuoi ricevere fede questa sera? Anch'io. La parola produce fede.
La parola creduta, la parola predicata nei cuori produce fede nella persona di Gesù Cristo. Se tu ascolti e credi, la fede cresce giorno dopo giorno. Dici, poi quello che tu stai ricevendo, dobbiamo metterlo in pratica. Nel rapporto con Lui, prima, perché il primo rapporto è con Lui, è con Gesù. E torniamo sempre a quei due comandamenti. Il primo, il più grande, nel rapporto con Lui, amalo con tutto il cuore. Cioè, quando dice amalo con tutto il cuore, significa che noi lo dobbiamo amare con tutto quello che noi abbiamo, il cuore nostro. Che cos'è il cuore nostro? Ti sei mai chiesto, quando dice la scrittura, ama il Signore con tutto il cuore, il giusto cuore che è? Il centro, tutto quello che è il tuo interesse, quello è il cuore. Dove c'è il tuo interesse, quello è il tuo cuore. C'è degli interessi, senti, là è il centro del tuo cuore. Amalo con tutto il tuo cuore. Cioè al centro dell'interesse tuo, metti Gesù Cristo. Digli, Signore Gesù, ti voglio al centro del mio cuore. Io l'ho chiesto. Sai perché regna dentro di me? Perché gliel'ho chiesto, fratelli. Se tu non glielo chiedi, se tu non lo desideri, questa mattina, nella predicazione, ho detto alcune cose. La fede, come elemento, come frutto, è un frutto, possiamo dire, forse di un'equazione, anche matematica, esponenziale, diciamo un'integrale della fede. Dice, tanto quanto tu desideri la fede, tanto quanto tu hai fame delle cose di Dio e le metti in pratica, tanto quanto crescerà la tua fede, sarà il prodotto X uguale fede. Da che cosa viene? Dal desiderio. L'ultimo comandamento, noi ci ricordiamo la legge, la sintetizziamo nei 10 comandamenti, vero? Ci sono 5 libri sulla legge, 5, che parlano del rapporto con Dio, 5. Però noi per sintesi, che l'uomo per sintesi, tu gli chiedi, dici l'Italia, parlami dell'Italia, 59 milioni di persone. Noi sintetizziamo tutti con i 10 comandamenti, va bene. Partiamo da là. L'ultimo dei comandamenti, chi se lo ricorda? Bravo. 7. Non è quello, è un altro. Ve lo dico io. Non desiderare, non desiderare le cose degli altri, non desiderare la moglie degli altri, non desiderare la proprietà degli altri, non desiderare, il desiderare. Poi parla la scrittura del concupire, no? Del desiderio smodato che cresce, di desiderare le cose che non puoi avere, che non sono corrette, ingiuste, il desiderare le cose non corrette davanti a Dio. Non desiderare. Il Signore Gesù è venuto e ci dice, desidera la parola di Dio. Tu quella la puoi desiderare, è la cosa che ti libera, è la cosa che ti fa crescere. Desidera, cerca, abbi fame delle cose del cielo, abbi fame della parola di Dio, desidera la parola, non desiderare, desiderio. Vedi che l'uomo si muove, il suo spirito desidera, desidera. Voglio questo, voglio quello. Tu porta un bambino,
Tu vuoi sapere come è l'uomo? Porta un bambino in una Luna Park, che siccome è senza maschere, senza infingimenti, tutto quello che vede lo desidera, tutto, o no? Desidera tutto. Tutto. L'uomo in se stesso desidera le cose che non sono buone. E la legge, quando è venuta, ha messo questi desideri sotto peccato. La legge ha messo, dice, guarda, questo tuo desiderio, questi tuoi desideri, questi, sono peccato, sono negativi, producono il negativo. Questa è la legge, evidenzia le cose negative, ma Gesù è venuto per evidenziare le cose belle. Egli ci dice di desiderare la parola di Dio. Se tu la desideri, se tu la cerchi, dici, io cerco la parola. La desideri la parola? Cercala. Se tu desideri le cose del cielo, se tu hai fame, cioè di conoscere, io ho il desiderio e chiedo sempre al Signore, io desidero e voglio le cose del cielo, ma glielo dico, quando io prego glielo dico, Signore, le desidero e voglio averne ancora di più fame, e gli dico, Signore, io cerco le cose tue, voglio le cose tue. È un rapporto con la parola, perché la natura carnale ti porterebbe a desiderare altro. E noi possiamo lottare contro questa natura, ed egli ci dà la vittoria. Il cristiano ce la fa a vincere, sai perché? Perché è Gesù. Ecco perché noi dobbiamo comunicare Gesù Cristo, che è la verità e che fortifica le anime, perché quando egli è con noi ci fortifica e ci fa vincere nella battaglia contro gli spiriti immondi, contro la natura della carne. Chi? Lo Spirito Santo, fratelli. Senza di Lui non possiamo fare nulla. Ecco perché. E questo dove noi lo troviamo? Nella Chiesa. Nella comunione. Nel luogo, nel posto dove abbiamo deciso di incontrarci, di radunarci, di fare comunione, di servire insieme, di ascoltare la parola, là dove si raduna il corpo di Cristo, Dio mette il suo spirito. Dice, quando Salomone costruì il Tempio, Salomone ebbe un grande desiderio, egli compì quel desiderio che aveva Davide, suo padre. Ma Dio non permise a Davide di costruire un tempio. Aveva sparso troppo sangue. Dice, lo farà tuo figlio. Dice che Salomone, per la costruzione del tempio, Dio gli diede i migliori artigiani, professionisti di quei tempi, per fare le cose di Dio. Per fare le cose di Dio, Dio mette il suo spirito e li rende i migliori del campo. Cioè, se tu per esempio hai una capacità e la metti al servizio del Signore, Dio ti rende il migliore, il più sapiente, uomo intelligente, uomo di grande... Uno pensa magari che lui, no, è il Signore, siccome tu hai deciso di dare il tuo cuore a Lui e di servirlo, egli mette il suo spirito, mette la sua sapienza e ti rende fra gli altri, ti eleva. Fratelli, voi che servite il Signore, Dio mette dentro di voi uno spirito superiore. Lode Gesù Cristo. Grazie a te. Più cercherai di servire, di fare l'opera sua, più Dio ti aumenterà la sapienza, ti
ti aumenterà la vita, la salute. Metti nel tuo cuore di servire, digli: Signore Gesù, io ti voglio servire, perché il Signore, sai qual è la preghiera di Gesù? Capitolo 17 di Giovanni, egli prega per noi, non che siamo tolti dal mondo, ma che siamo preservati. Io prego che loro servano, che siamo preservati qua, su questa terra, in questo mondo. Quindi egli prega per noi, per fare l'opera sua. Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Ora il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno Dio aveva fatti. E adesso disse alla donna: come? Il Dio vi ha detto: non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino. Il dubbio. Quello che noi stiamo leggendo avviene tutti i giorni con noi. Satana opera alla stessa maniera come ha operato con Eva. Eva, che era l'aiuto convenevole di Adamo, Adamo che aveva ricevuto l'incarico di curare e custodire il campo, Satana, vediamo come ha toccato Eva. Egli opera sempre alla stessa maniera. Lo ha fatto con Gesù dopo il digiuno, dopo i 40 giorni e 40 notti che Gesù digiunò. Dice che alla fine Satana lo tentò. E anche lui disse, come disse Eva: certamente tu non morirai. Disse Gesù: Gesù, non morirai, è scritto che arriveranno i tuoi angeli e ti prenderanno. Il Signore Gesù non si gettò, lo cacciò via: vai via da me, dice. Non tentare l'Iddio tuo. E altresì scritto: non tentare l'Iddio tuo. Non lo tentare. Questo vale per noi pure, quando tentiamo, quando siamo, vogliamo essere audaci, entriamo nella tentazione. Ma non del Signore, Satana che ci sta tentando. Nessuno dica quando è tentato che è tentato dal Signore. È qualcuno che ti porta. Quello è Satana, il diavolo. E dicevo oggi che noi stiamo combattendo contro l'esercito di Satana. Abbiamo visto in Efesini che c'è uno schieramento spirituale invisibile e noi siamo in lotta con quell'esercito. Noi facciamo parte del regno di Dio che lotta contro i nemici delle anime nostre prima e di tutte le anime. Satana, quello che stiamo per leggere, ci proverà tutti i giorni con te, con me. Ci proverai, ci sta provando forse. Ma egli ci ha dato la via d'uscita. Disse alla donna: come? Il Dio ti ha detto: non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino. E la donna rispose al serpente: frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino il Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, che non abbiate a morire. E il Signore le aveva detto: non lo toccare quell'albero, tu puoi mangiare di tutto, quell'albero non si tocca e né si deve mangiare, perché morirai. E il serpente disse, seconda la prima, seconda. Io stamattina dicevo che se si organizzasse un tribunale umano oggi
con le leggi, per dire, che ci sono in Italia per fare un processo a Adamo, Eva, gli interlocutori, attori dovrebbero essere Adamo, Eva, il serpente e il Signore. Io credo che il tribunale umano oggi condannerebbe il Signore. Perché? Perché poi, leggetevelo a casa, Adamo poi a un certo punto dice, quando il Signore lo chiama e gli dice: ma che hai combinato, Adamo? Lui subito: non sono stato io, è stata Eva, è lei che mi ha dato da mangiare quel frutto. Eva, me l'hai messa tu, me l'hai data tu come moglie. Cioè, la colpa era di Dio che gli aveva dato la moglie. Di chi era la colpa? Secondo Adamo, né sua, né di Eva, né del serpente, di Dio. Dice: la colpa è tua. Tu mi hai dato la moglie, la colpa è tua. Questo è l'uomo. La colpa è tua. Tu, pastore, tu. E io ho pensato il meglio per te, gli ha detto il Signore Adamo. Ti ho visto che eri solo, ti ho dato una compagnia, ti ho dato una moglie. Tu, la colpa è tua. L'uomo, quando commette il peccato, sbaglia, che non vuole ammettere, con l'orgoglio, il proprio errore. Tu. Oh, mi ha chiamato oggi una sorella. Pastore, quelle parole che tu hai detto questa mattina nella predica, Satana me le dice. Io lo imito, no? Imito e faccio la caricatura degli spiriti maligni. Se mi ha detto, ma proprio così mi parla. Lode a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Che devo fare? Sì, io calpestolo nel nome di Gesù Cristo. Cacciolo nel nome di Gesù Cristo. Tu. Dio, la colpa è tua. Tu mi hai dato Eva. Perché se tu non mi davi Eva, se tu non mi facevi sta moglie, se tu mi lasciavi... Torniamo alla lettura. E il serpente disse alla donna: no, non morirai. Non morirai. Non morirete affatto. Non morirai. Se tu commetti il peccato, non ti succede nulla, lo sappiamo io e te, il nostro segreto. Ciupi ciupi. Chip. Lo sappiamo io e te, non lo sa nessuno. Dio ti ha detto che morirai. Non morirete! Stai a credere a quello che ti ha detto Dio. Ma, oh, oggi nel 2000 userebbe frasi: ma che stai a dire? Dio ti ha detto questo perché non vuole che tu diventi come lui. Guarda che gli dice. E quindi gli ha insinuato il dubbio. La seconda frase che Satana usa: prima gli parla. Come, il Signore ti ha detto di non mangiare? No, di non mangiare, di mangiare tutto,
Ma come? Quello ti ha detto di non toccare il frutto? Non è vero, non morirai. Ma il Signore sa che nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio. Sarai come Dio. Dio non ti vuole come Lui. Sai perché? Perché non è un Dio come pensi tu. È un Dio che ti sfrutta. Lui è uno sfruttatore. Ti fa lavorare, ti fa mantenere il giardino, ti tratta come uno schiavetto. Ma non vuole che tu diventi come Lui, perché se mangi di quel frutto sei come Dio. Mizio dice, Eva, Mizio, vuoi vedere che ha ragione? Su sto Signore, veramente forse non è come pensavamo noi, che è buono. È un PM, è un sfruttatore, è un capitalista, è uno schiavista. Che Satana quando ti parla ti insinua e ti mette dentro lo spirito negativo e tu inizi a vedere il Signore o i suoi servi, no? Perché subito tu vedi i suoi servi nella stessa maniera, ma veramente era uno sfruttatore, uno che un PM. Donne vide il frutto dell'albero era buono, era bello a vedere ed era desiderabile, era buono, bello e desiderabile. Dice, guarda, Satana gli faceva vedere quel frutto come una cosa, cioè il desiderio, no, è mio, me lo devo mangiare, me lo devo mangiare, me lo devo. Poi io mi ricordo, ho detto, di quell'albero che c'è fuori dal mio ufficio, mangiatene tutto, ma è uscito così, di sponte, non era, qualcuno pensa, mangiatene tutti gli alberi, di quello, lasciatelo, oh, dov'è che passano? Basta che gli dice non fare questo, proprio lo spirito lo devo fare, devo fare, devo fare. Dice di quell'albero, io ho detto quell'albero lasciatelo, non lo toccate. Inizio a dire non lo toccare. Ho creato una lotta dentro. Quando lo vedono? Perché lo spirito, fratello, è lo spirito. Capite che è lo spirito? Che se io non vi dicessi niente, non me ne fregasse, no, cioè proprio, neanche lo calcolavano quell'albero. Ascolta, solo che gli ho detto, quell'albero lasciato. Quando passano da quell'albero, un fremolio. Lode a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. La stessa cosa quando gli dicono, no, questo è del pastore. Qualcuno deve sedersi, toccare. Lode a Gesù Cristo. Questo per dire, no? Dentro la natura si emerge lo spirito. E Dio lo permette, sai perché lo permette? Affinché la schiuma noi la cacciamo. Tu devi ringraziare il Signore che ci sono queste schiume che escono fuori, perché evidentemente c'è l'opera di Dio, si manifestano e noi la possiamo cacciare per la purificazione. La purificazione è un'ubbidienza. Quando io do un ordine di ubbidienza, quella è purificazione. Tu entri nella purificazione. Perché si chiama servizio? Perché lo devi fare in ubbidienza. E quando fai una cosa in ubbidienza non ti senti bene? Gigi, come ti sei sentito oggi? A ubbidire e a fare quello che io ti ho detto. Ti sei sentito dentro, edificato dentro, ricostruito dentro, fortificato. Se tu lo facessi senza un mio consenso, un mio ordine,
avresti fatto comunque una cosa buona, ma nello spirito non sarebbe stato coinvolto. Capite? Lode Gesù. Noi siamo elementi spirituali, la Chiesa è un elemento spirituale. Comunque, andiamo avanti così. Dice, era bello, era buono, era desiderabile. Desiderio, il desiderio. Devo mangiare. È mio. È mio. Desiderio. Lode Gesù Cristo. Questi fatti che sono successi migliaia di anni fa, e migliaia, ancora avvengono oggi. Satana si muove alla stessa maniera, ma tu lo puoi vincere nel nome di Gesù Cristo. Tu lo puoi vincere nel nome di Gesù Cristo, perché oggi il Signore ci ha dato il Suo Spirito è con noi, e lo Spirito Suo caccia ogni spirito negativo e caccia ogni paura, e tu puoi cacciare Satana in persona nel nome di Gesù Cristo. Amen. Lo puoi cacciare, deve andare via nel suo nome. Quindi non c'è nessuno della schiera del nemico che ti potrà resistere se tu sei con Gesù e usi il suo nome. Lode Gesù Cristo. Prese del frutto, ne mangiò, ne dette al suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi, ambedue si accorsero che erano ignudi, cucirono delle foglie di fico, se ne fecero delle cinture. E udirono la voce dell'Eterno, il Dio, il quale camminava nel giardino, a far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno, il Dio, fra gli alberi del giardino. E l'Eterno, il Dio, chiamò l'uomo e gli disse, dove sei? E quello rispose, ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura, perché ero ignudo e mi sono nascosto. E Dio disse, chi ti ha mostrato che eri ignudo? Hai tu mangiato del frutto dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare? L'uomo rispose, la donna che tu mi hai messo accanto è lei che me l'ha dato, del frutto dell'albero, e io ne ho mangiato. La risposta è terribile. E per questa colpa non c'è Adele che si è afflitto, perché lui ritiene giustamente che noi siamo il frutto di Adamo ed Eva, ed è vero. Ma questa è, doveva andare così, e noi ci salviamo se scegliamo Gesù Cristo. È venuto Gesù Cristo e ci ha dato la salvezza per grazia e ci ha dato la vita, perché il peccato che produce la morte ha iniziato con Adamo e con Eva. La loro disubbidienza ha prodotto la morte e sono stati cacciati dal giardino dell'Eden. Sono stati mandati nel mondo, dice ora, dice tu, a causa di questo, sai qual è, cosa gli dice il Signore? Al serpente dice, allora l'Eterno disse al serpente, perché hai fatto questo? Sì, maledetto fra tutti il bestiame, fra tutti gli animali dei campi. Tu camminerai sul tuo ventre, mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. E io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Alla donna disse, io ti moltiplicherò grandemente le tue pene, i dolori della tua gravidanza, con dolori partorirai i figli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Ad Adamo disse, perché hai dato ascolto alla voce della tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo dato quest'ordine? La giustificazione poi non ha tenuto, fratelli, non ha tenuto, perché poi il Signore è giusto e lui si è preso
il frutto della sua scelta. Guarda cosa gli dice qua. Ti ho dato questo ordine, non ne mangerai, non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra donde fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. Lode Gesù Cristo. Adamo pensava che la giustificazione teneva, ma col Signore tu non puoi. Egli è la verità, vede tutto, conosce tutto. Il responsabile di tutto era soprattutto Adamo, che non ha saputo custodire, prendere una posizione. E per causa sua il peccato, l'uomo è stato toccato dal peccato. L'uomo è stato toccato dal peccato e nella sua natura c'è il peccato, ma Gesù è venuto per darci la natura di vita, a interrompere questo rapporto, perché il peccato ha interrotto il rapporto fra Dio e l'uomo. Gesù è venuto per ripristinarlo, cioè in Cristo tutto viene ripristinato. Egli è venuto per riconciliarci col Padre, Gesù Cristo. Questa sera noi vogliamo accettare Gesù Cristo nella nostra vita, vogliamo credere nella persona di Gesù Cristo, perché Egli è venuto per riconciliare i figli al Padre, il Padre ai figli. Alziamoci in piedi. Gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. Padre, noi ti ringraziamo, grazie per l'opera tua, grazie per come ci stai conducendo, ci stai portando avanti, Signore. Noi ti preghiamo, Signore, benedici, Padre. Grazie per la tua parola. Noi ti vogliamo presentare i bisogni dell'opera, Padre, di tutte le anime, dei bisognosi. Ti voglio pregare per nostra sorella Deborah, Padre. Guariscila. Per tutti gli altri, Signore, che sono nei problemi, Padre. Guarisci e libera, Padre. Benedici tutta l'opera, Signore. Signore, guidaci tu, Signore. Ti presentiamo tutto quello che facciamo nel tuo nome, Signore. Guidaci tu, preservaci, difendici, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Noi riconosciamo te, vogliamo credere nella tua parola, Padre. Vogliamo accettare l'opera tua, l'opera di tuo figlio. Noi accettiamo Gesù Cristo, accettiamo il dono, Signore, e ti ringraziamo perché è un dono meraviglioso, Gesù. E anche il tuo spirito, Padre. Noi vogliamo il tuo spirito, il dono alla Chiesa, Padre. Riempici con lo Spirito Santo, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Alleluia, alleluia. Chi sente può pregare. Grazie, Padre, ti voglio ringraziare e benedire. Grazie, Signore, per questa parola vivente che ci hai dato, Signore. Grazie, Signore, per la tua fedeltà. Allora. Grazie perché sei in mezzo a noi, Signore Gesù. Grazie per come ti sei servito in maniera potente il nostro pastore, Signore, ancora in questa sera. Benedici i doni, Signore, benedici il tuo ministero. Prendi, proteggi, custodisci, abbondalo tu di ogni bene, Padre, spirituale e materiale, Padre. Benedici gli anziani, i diaconi e tutta la Chiesa, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Gloria a Gesù Cristo. Signore, gloria a Gesù Cristo. Signore Padre, ti vogliamo presentare l'offerta, questo servizio sacro. Padre, benedicilo, Signore. Metti la tua mano di benedizione, benedici ogni offerente nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù. Amen. Coro. Mi fermo, il Signore Dio è con te. Si forte.
vede vittoria. Sì, fermo, il Signore Dio è con te. Sì, forte, sì, fermo, il Signore Dio è con te. Non aver timore, non fidare cammina, fede, vittoria, cammina per fede, vittoria, il Signore, oh Dio, è con te. Gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo, santo, santo, è il nome del Signore. Signore, grazie per l'opera Tua. Grazie per come benedici, difendi, ci fai crescere e noi ti vogliamo pregare, Padre. Signore, nella sera in cui Gesù fu tradito e gli prese il pane e disse: questo è il mio corpo che viene offerto per voi, mangiatene tutti, fate questo in memoria di me. Poi prese il calice e disse: questo è il mio sangue che viene versato per voi, bevetene tutti. Egli ci invita a prendere, fate questo in memoria di me. Egli ci invita a partecipare a questa cena, questa santa cena. È la cena del Signore, Egli ci vuole rendere partecipe dell'opera Sua. Egli quella sera comunicò che egli doveva compiere l'opera della croce, doveva dare il suo corpo e versare il suo sangue. Dice: quando vi incontrate, fate questo in memoria di me. Mangiate il pane. E ognuno di noi sta prendendo parte a quell'unico pane.